Simona Ventura ha comunicato proprio oggi, 29 ottobre 2021, la notizia della morte di Rossano Rubicondi attraverso il social Twitter. Io lo chiamo il social dell'uccellino, dell'uccello. Bene. È stata la prima ad aver scritto il post che è diventato dopo poco tempo virale sul web. In particolare Simona ha riportato: Rossano, grazie per il percorso fatto insieme. Per i litigi, le incazzature, ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio, RIP, Rossano Rubicondi. È stata lei attraverso questo post a aver annunciato la dipartita del grande personaggio televisivo che era Rossano Rubicondi, che vi ricordo è stato legato sentimentalmente parlando a Ivana Trump, e che partecipò nel 2008 all'Isola dei Famosi e ha condotto Cupido con Federica Panicucci. Una morte ovviamente triste che addolora tutti, non soltanto chi fa parte del mondo della TV italiana e non solo, ma anche di chi non ne fa parte. Io per esempio vedevo la TV e ricordo perfettamente questo straordinario e meraviglioso uomo. Detto questo, la morte sarebbe da attribuire a un problema di salute? Secondo Roberto Alessi, questo giornalista, la morte si sarebbe verificata per colpa del fatto che Rossano pare che abbia avuto un melanoma, un cancro alla pelle. Pare, sembra, sembrerebbe, però non è certo questo dato. E non aggiungo altro, ovviamente, per cui c'è la più, chiamiamola, attenzione possibile e immaginabile. Detto ciò, grazie a tutti. Rossano, vi ricordo che se ne va a 49 anni. Un saluto caro a voi, utenti di YouTube, Rossano Rubicondi, che tu possa riposare in pace. Questo video non vuole ledere la privacy di Rossano, solo informare eventuali persone. Basta, solo per questo motivo nasce, non per altri motivi.